Sentiamo anche la voce delle mamme e dei papà. Allora, noi abbiamo partecipato a questa manifestazione che è lodevole dal punto di vista etico, morale, dell'esempio, però almeno a mio parere bisognerebbe agire più a livello di prevenzione, quindi avere la consapevolezza quando si viaggia sulle strade che non ci siamo solo noi, quindi se noi a volte possiamo avere una poca sensibilità verso la nostra vita, dobbiamo sentirci responsabili verso gli altri, delle altre vite, delle vite di altri figli, di altri fratelli, di altri mariti che si trovano sulle strade, potremmo mettere a repentaglio le loro vite con tutte le conseguenze per le loro famiglie. Quindi anche a livello di prevenzione nelle scuole, per i ragazzi delle scuole superiori, affinché entrino in questa mentalità della prevenzione. Ecco. Ha perfettamente ragione. Oggi noi facciamo parte dell'associazione Vittime della Strada Onlus ed è per questo che abbiamo deciso di andare nelle scuole, appunto per fare una prevenzione, dire ai ragazzi state attenti sulla strada, usate la testa. Lo slogan che c'è nella fotografia di Domenico, appunto, come dice Franco. Noi siamo i genitori di Domenico Caristo. Un incidente è avvenuto a Brancaleoni il 1 settembre del 2009. Purtroppo per la mancanza di prudenza, mio figlio non c'è più e nessuno importa niente, diciamo, dei grandi politici, diciamo, dello Stato. Questa strada che miete vittime giornalmente e nessuno prende provvedimenti. Noi siamo qua a pregare e con la disperazione nei cuori che abbiamo. Speriamo che qualcuno, quanto prima, con questo codice nuovo che devono mettere, questo omicidio, questo nuovo codice che intrometteranno, non lo so se lo faranno o meno, se ne parla da tanto tempo, speriamo che succederà qualcosa, altrimenti continueranno a morire giovani e non si finirà mai questa strage. Ognuno di noi dobbiamo tenere in mente una cosa: la strada è una battaglia, è un campo di battaglia, gli automezzi sono le armi e noi siamo dei proiettili. Teniamo in mente che siamo potenziali vittime sulla strada e potenziali assassini sulla strada. Per cui attenzioni, grandi e piccoli. Grazie a tutti. Anche Santo Macheda ha dovuto piangere nei giorni scorsi la prematura scomparsa di un giovane suo parente, suo nipote. Purtroppo sì, cose che non si dovrebbero vedere sulla strada, però si vedono ancora purtroppo. La vita è fatta anche di questi brutti. Cos'è successo? Dove è avvenuto? È venuto a Spezia, a 50 metri da casa sua, con lo scooter contro un camion, purtroppo, è rimasta sul colpo. Ecco, cosa possiamo suggerire agli automobilisti? Andare piano, basta, altrimenti anche io sono un trasportatore, sono sulla strada pure io purtroppo. Ne vedo tante viaggiando. Se si sta più attenti si fa un pochettino, più prudenza ci vuole.